Finalmente un nuovo video di Missione Rettile. Ora non so di preciso dov'è la videocamera, ma ora io voglio farvi vedere una cosa. Guardate qua che bestiona. Guardatela. Questa è una nattrice dal collare, chiamata anche comunemente biscia d'acqua. Guardate che spettacolo che è. È fantastica. Spero che si veda bene, non vedo da qua. Guardate che spessore del corpo. È una cosa fantastica. Siamo in mezzo a una foresta decidua, lontano da tutti e da tutti. Ero qui da solo, diciamo, a contemplare questa foresta, una foresta quasi ancestrale. Probabilmente è una femmina, perché le femmine in genere nelle nattrici dal collare sono molto più grosse rispetto ai maschi. Questa qua è una bella bestiolina, ragazzi. Mi ha fatto impressione anche a me quando l'ho vista in mezzo alle felci. Guardate che bella. Se vi ricordate, la scorsa stagione abbiamo trovato le piccole di Natrice dal Collare, sempre il solito luogo in cui abbiamo trovate, quindi ci sta che questa è la mamma oppure è una di quelle cresciute. Guardate gli occhi, ve lo voglio far vedere questo, è una cosa veramente fantastica. Gli occhi con pupilla rotonda, come le nostre. Si sta riscaldando col mio calore corporeo. Guardate il ventre, che colore diverso che ha, molto particolare. So che a molti fa senso, ma provate a vedere le cose con nuovi occhi, provate a vedere la realtà. Questi serpenti sono assolutamente magnifici e meritano di vivere nel loro ambiente con rispetto e protezione ambientale. Comunque, questi serpenti qua sono molto legati all'acqua. Infatti, si trovano molto spesso vicino a sorgenti d'acqua dolce, a ruscelli, perché loro cacciano essenzialmente anfibi. Le squame non sono lisce, ma sono carenate, cioè ruvide, e gli consentono di non aver attrito nell'acqua e scivolare letteralmente sulla superficie dell'acqua. Un'altra tattica di difesa delle nattrici dal collare è fingersi morte. Ora questa qua no, perché mi sa che è bella tranquilla questa, cioè si muove senza fare scatti. Entrare in simbiosi con questi animali selvatici è una cosa fantastica. Le femmine depongono le uova in cumuli di foglie in via di decomposizione, perché lo stato di decomposizione fa calore e quindi è come un'incubatrice naturale. Ora la liberiamo. È giunta l'ora di liberarloci. Dopo aver finalmente girato la videocamera, è giunto il momento di liberarla. E la liberiamo proprio nel posto in cui l'ho trovata. Questo per lei è un posto perfetto. È un ecosistema sano e integro. E così deve rimanere. Ciao amica, grazie.